Buongiorno ragazzi, oggi 6:30, adesso si parte, c'è una nebbia assurda, un'umidità assurda, come ieri più o meno, però fresco, tanto fresco. Andiamo, andiamo, andiamo. Vai, vai. Ciao ragazzi, ciao, domani. Pensavo che scherzavo, eh. Buongiorno, grazie. Oh, mi stai imitando? Com'è questa storia? Dal Veneto abbiamo portato la nebbia. Guarda l'elettricista, dai, c'è da lui. Era buona? Mi sono perso gli scarpini? No, bello. No, ci sono. Però questi tu non ce li hai. Cosa? Metanium, di sì. Ah! No. Ma c'ho questo, c'ho questo. No, c'ho questo. Vuol dire che ho roba buona. C'ho quella. Ah, perché scusa, c'ho la roba buona io. Boh, io non ci ho pescato, quindi. Eh? Io non ci ho pescato. No, no, come a casa ce l'ho. Ah, merda. Grazie. Grazie mille. Da Beppe, adesso vediamo che ischio monta, dai. Vediamo che ischio monta Beppe. Vediamo. Che ischio monti? Non è morto. Cancro. Ti tiro via il timone. Questo sì, perché è l'unica che non uso. Tanto li prende a drop. Guarda che cosa mi ci ha fatto il Lucio a Montedoro. Flippalo. Ti ha dato una bella boccata. Mi stava in culo la testa. Guarda qua che si mette in mezzo. Vuoi cambiare il trailer? No, no. È il vuoto anche prima? Sì. È il mini. Mini 2. Guarda che si mette in mezzo. Faccio pressing. Ti stappo la strada. Vai, io spingo, io ho la punta. Wow. Aspetta che Max è attacco, Finché. Vada là. No, ho tirato via quella più pesante, no, niente. Cioè, io avevo il topo più grande su. Sta a gara di topi. Minchia. Io ho già pisciato due volte. Mi vuoi mettere un cazzetto? L'unica rottura che... C'era scritto poi riscaldando ogni fondo. Poi tutte le minchia e ho detto, vabbè, io l'attacco. Vediamo dove sta, poi io l'attacco. Che c'è questo? Quando devi girare tutto, vediamo.
Via. Tranquillo. Oh, Mirko che impenna. Ah, io no. Vai. Partito. Appena arrivato l'altra volta, il bike. Sì, sì. A dopo, Max. A dopo. Buttiamo giù una rete. Ah, l'ho provato, l'ho toccato. Dove? Dove? Là, nebbia. Sì, già provato tutto. Un cazzo. Preso. Reale, questo è un reale. Perca, vaffanculo, piccolo. Ah. Questo è buono, comunque.
preso. Basta. Ma cosa c'è qua sotto? Questo fa appena 20 centimetri. Ah, scusami. Trovato i ventelli? Trovato la school di pesci da 20. Cioè, fatto il basso, fatto il perché adesso facciamo. No, un reale da 20 sarebbe a misura, quindi non andrebbe. Un reale da 10. Capire quali pesci. Cioè un basso e un perca insieme. Che cazzo ci fanno? E praticamente li ho presi nel raggio di un metro. Piccoli. Però spiegatemi un attimo. Che cazzo ci fanno insieme? Allora ragazzi, un'ora è già passata. Reso conto, battuto 27 km di sponda, preso due pesci altamente sotto misura, non si mette bene. Sfortunatamente la poca esperienza del lago non sta pagando. Adesso proviamo a cambiare un po' la strategia, vado sullo spot dove ieri ho preso un perca, che era d'Italia, cazzo. Intanto approfitto di questa piccola pausa per ricordarvi che potete supportare il canale gratuitamente iscrivendovi, lasciando un like e condividendo il video ai vostri amici, anche perché oltre il 70% delle persone che guarda i video non è iscritta, quindi se vi iscrivete siamo anche di più e si possono fare progetti più fighi. Preso, Lucio. Io leo, è un metro. Oh no, sì! Vai, cane! No, un metro no. Vai. Direi bene, si è alzata la nebbia. Si sono alzati i pesci. Cazzo però, cioè, appena ho visto il riflesso del pesce in acqua, ho detto, cazzo, un pesce grande così. Sembrava molto più grande, aspetta, non si vede neanche l'inquadratura. Grande, era grosso più grosso. Sembrava veramente enorme, cioè, ho detto, cazzo, questo è grosso. Cioè, sembrava un pesce da 90 metri. Invece, però dai, è un pesce, è bello, però non basterà per fare un buon risultato, bisogna... Adesso o ne prendo un altro
E quello potrebbe aiutare abbastanza, però bisogna vedere come sono messi gli altri, oppure mi metto a cercare basse reali. Quindi adesso proviamo ancora un po', vediamo se ne esce un altro, se no si mette male. Preso. Dai. Qualsiasi cosa sia, dovrebbe essere di taglia. Che reale. Bel reale. Boia. Boia. Fatto un reale, contentissimo. È di taglia, perfetto. Che sicuramente no. Cioè, con 70 cm di luccio e 28 di reale, siamo vicini ai 100 cm. Quindi, tutta questa fatica mi è valsa il quinto posto. Sfortunatamente, gli altri non hanno avuto così tanti problemi. E questo mi ha portato a un solo centimetro dal compagno di team Isacchini, che avete visto nel video precedente. un solo centimetro che poteva, cioè con 2 centimetri in più, non dico un pesce, 2 centimetri in più lo avrei sorpassato. Dai, ce la siamo cavata. Quel reale mi ha salvato una posizione. Certo che se era leggermente più lungo non avrebbe fatto male, essendo che è a penalità, direi che è andato bene. Per chi non lo conosce, come funziona? Essendo due prove, il piazzamento del sabato e il piazzamento della domenica vengono messi i punti, quindi se fai primo hai un punto, se fai secondo 2 punti, quindi 2 penalità. Quindi chi ha meno penalità ha le posizioni più alte. Quindi domani bisogna impegnarsi un po' di più e martellare come un motore di una Supra da 1000 cavalli. Dunque ragazzi, per il video di oggi è tutto, vi aspetto mercoledì prossimo con il prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando like, condivisione, commento e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.